Il mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna ha chiuso definitivamente i battenti. Da domenica notte, frutta e verdura all'ingrosso a Genova si vendono e acquistano nella moderna struttura di Bolzaneto, a pochi metri dal casello dell'autostrada. Il complesso, che interessa un'area di circa 70.000 metri quadrati, risulta decisamente più funzionale e adeguato al commercio rispetto alla storica sede del centro cittadino, con una notevole velocizzazione delle operazioni di carico e scarico. La prima notte è trascorsa senza particolari problemi, con una discreta soddisfazione da parte di quasi tutti gli operatori, disposti anche a chiudere un occhio di fronte a qualche piccolo inconveniente, come un temporaneo breve blackout e qualche intoppo logistico facilmente risolvibile. C'è stato un intoppo che però è risolvibile, le porte di là sono state chiuse tutta la mattinata, tutta la notte, di conseguenza le persone che sono venute a comprare avevano tendenza già spaesate di per sé perché non sapevano com'era l'andazzo, dove posteggiare, dove caricare. L'ultima suspense, ci è mancata la corrente per 3 ore ed è stato un momento veramente di panico, tanto per essere molto chiari. Era un piccolissimo problema che si è risolto prontamente grazie all'intervento e alla previsione della società di gestione che aveva previsto degli interventi tempestivi e poi siamo finalmente partiti, credo con buon successo. Immaginavamo che fosse diverso, ci credevamo, non pensavamo già al primo giorno di avere un successo e una differenza di condizioni operative come quelle che si sono dimostrate questa mattina. I numeri di questo mercato. Sono 80.000 metri quadrati, 35 operatori, 30.000 metri quadrati coperti. Oggi partiamo da 1.800.000-2 milioni consolidati di quintali di merce movimentata, puntiamo ad arrivare almeno ai 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Il mercato lo vedete, è una bella struttura, dovrebbe essere funzionale. Stanotte direi che è andato meglio del previsto, soprattutto per il carico, che c'erano sempre tanti problemi sul mercato di Corso Sardegna. Abbiamo lavorato bene, tranquilli, sempre facendoci le nostre 14 ore al giorno, però abbiamo lavorato bene. Stanchi ma soddisfatti. Stanchi ma soddisfatti, sicuramente. Poi quando c'è la soddisfazione del lavoro c'è tutto. Quel mercato di Genova ha sempre avuto uno standard qualitativamente alto e credo però che il mercato nuovo lo valorizzi. E qua sicuramente avremo la possibilità di valorizzare il prodotto e di venderlo diciamo meglio, ecco. Sicuramente una svolta dal punto di vista logistico e sicuramente un adeguarsi al mondo nuovo, perché prima eravamo indietro assolutamente di 50 anni, quindi ci siamo perlomeno adeguati al 2000, quindi al mondo nuovo e al secondo millennio. Volevo dire che io ho chiesto ad oggi di venire qui a tutti coloro che hanno a diverso titolo nella struttura comunale collaborato alla realizzazione dell'opera. Vedo molti architetti che ora fanno altri lavori, ingegneri, capi dei miei uffici, vigili. Insomma, il mercato è stata un'operazione molto molto complicata, più complicata di quello che non si pensi, più lunga di quello che non si pensi, con momenti di ansia, particolarmente stanotte, e con momenti di allegria quando si è riaccesa la luce e tutto è andato a posto come si doveva. Allora, per cui il bilancio per noi è un bilancio positivo, nel senso che dico poi diranno, ma anche l'impatto che tenevamo sulla viabilità non c'è stato. Questo vuol dire che se le cose sono ben governate, diciamo, si riesce a ottenere risultati positivi.